Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio primo video tutorial. Inizierò subito ad applicare un correttore della Luna Cosmetics, cercando di coprire tutti i miei difettucci, che come vedete sono molti. E vado a spalmare il tutto con un pennello. Dopodiché applico il fondotinta dell'Astra. Non so dirvi bene il numero perché si è cancellato, comunque è una delle tonalità più chiare perché non so se si vede nel video, ma la mia carnagione è abbastanza bianca. Vado a fissare il tutto con la cipria della Deborah numero 29. Adesso faccio la base per gli occhi, utilizzo uno strato di correttore e poi metto uno strato di ciglia. In questo momento sto cercando di mostrarvi goffamente il colore dorato, invece mostravo un'altra cosa. Comunque, utilizzo il dorato per dare più luminosità allo sguardo. Adesso applico a metà palpebra un normalissimo ombretto bianco e dopo il resto della palpebra l'andrò a fare con un ombretto nero utilizzando un pennello piatto per fare la sfumatura. Utilizzo questa matita della Lilian numero 1 e l'andrò a mettere soltanto nella parte superiore dell'occhio. Adesso passo al mascara. Utilizzo un mascara della Betty Cosmetics e andrò a applicare sia sull'arcata superiore che inferiore delle ciglia. Per fare il contorno utilizzo il fardo della Max Factor numero 3 se non sbaglio e la metto sia sugli zigomi che sulla fronte. Dovrei metterla anche nei laterali del naso, ma ho dimenticato. Come blush utilizzo questo fucsia acceso, non so dirvi bene una marca perché non ha marca, nel senso che l'ho presa dai cinesi, perché non lo so, mi ha fatto molta simpatia, quindi però so che non è molto consigliabile da utilizzare, io per adesso lo uso. Ma comunque, e dopodiché vado ad abbinare un rossetto fucsia che richiama così il blush. Mi do una sistemata perché questa acconciatura non mi rende giustizia. Comunque, questo è il risultato finale. So che non sono chissà che cosa a truccare, però non lo so, mi diverto a fare video. Spero che mi seguiate. Al prossimo video, ciao ciao ragazze!